Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazione. Oggi vi presentiamo una chicca sempre di Alfa Romeo, sulla quale siamo intervenuti con alcuni lavori. Allora, questa è una Giulietta 1750 quadrifoglio veloce, quindi direi la versione più potente delle Giulietta. È una macchina che eroga 240 cavalli di origine, quindi un motore altamente prestazionale. Di solito le Giuliette che ci capitano vanno dai 120 cavalli in su, diciamo più o meno sono le 88 kW o il 150 cavalli, cioè macchine come queste ce ne sono ovviamente anche per un discorso economico di mantenimento e quant'altro, ce ne sono ovviamente meno. Questo è un cliente appassionato di Alfa, ne abbiamo già avute diverse che lui ci ha portato, me ne ricordo una fatta anni fa dove ci ha fatto cambiare addirittura il tipo di sedili, perché quei sedili che aveva non erano sportivi. Abbiamo fatto un lavoro molto impegnativo sui sedili. Adesso vedo che su queste Alfa nuove i sedili sono assolutamente sportivi, conformati in maniera perfetta. Quelli che aveva a suo tempo, non mi ricordo più la cilindra, dovrebbe essere, credo fosse una 1600 se non mi ricordo male, aveva i sedili quelli stock e quindi il cliente voleva qualche cosa di più sportivo. Quindi essendo un appassionato ed essendo un appassionato di auto sportive, la base c'è. Quello che è stato implementato è la linea di scarico, una linea di scarico particolare della Ragazzon con la doppia uscita destra e sinistra. La particolarità di questo scarico è il fatto che ha una valvola di inserimento e disinserimento. Adesso se Mirko accende vi facciamo sentire la differenza tra scarico aperto o scarico chiuso, che si può attivare tramite telecomando. Così lo scarico è chiuso. La selezione è molto semplice, è stato montato un telecomandino di on off. Quindi come avete visto è uno scarico molto interessante, perché da tutto aperto ha una robustità veramente consistente e corposa. Già una macchina che esce con una cubatura, con una potenza di questo genere, ovviamente ha una pressione nella linea di scarico decisamente superiore rispetto, non so, alla 120 cavalli. Io l'ho provata venendo su dallo showroom con lo scarico aperto, fa una rumorosità e un pop and bang naturale, perché chiaramente quando si apre la valvola diventa uno scarico diretto, quindi c'è una contropressione che provoca questi scoppietti in rilascio che sono molto piacevoli. È molto corposo il rumore, però il fatto di avere la valvola, uno decide in una zona dove non dà fastidio, apre la valvola, si gode la sua rumorosità. Quando anche in città dovesse avere appunto necessità di silenziarlo, tastino, clic, e la macchina ritorna perfettamente come l'originale. Quindi a livello di scarico direi che è stato fatto un ottimo lavoro. Come al solito la collaborazione con Ragazzon porta sempre dei frutti direi assolutamente eccezionali, sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti, sia per quanto riguarda proprio la duttilità dei prodotti stessi, perché vanno montati in maniera facile, non devono dare dei problemi. Come abbiamo detto tante volte, noi abbiamo bisogno di avere una velocità, avendo tante macchine sulle quali lavorare non possiamo tutte le volte inventarci la modifica del pezzo che deve assolutamente essere perfettamente plug and play, per cercare di farci fare dei lavori perfetti, ma anche in un tempo ragionevole. Detto questo, per lo scarico è tutto. Abbiamo ovviamente fatto la parte di elettronica, perché figuriamoci se un appassionato di Alfa sportive non voleva fare la parte elettronica, quindi abbiamo fatto
un'elettronica via seriale, abbiamo guadagnato circa un 35-38 cavalli e 50 Nm di coppia, quindi da 240 cavalli questa macchina arriva a più o meno 280, che è un ottimo, già di serie andava come un proiettile. Ovviamente con la centralina modificata abbiamo ottenuto un risultato migliore. Quello che si ottiene soprattutto a velocità costante è anche una leggera riduzione nei consumi, quindi anche questo incide in maniera più che positiva. Altra cosa che abbiamo montato, il classico pedal booster. Il pedal booster è questo sistema che, come abbiamo spiegato tante volte, va a modificare la risposta sul pedale acceleratore, quindi va a togliere quel buco che inizialmente la macchina ha, che si riesce a compensare con una mappatura, però la compensazione con la mappatura dà una sola taratura. Quindi il fatto di mettere questo sistema, uno può avere quattro opzioni diverse rispetto all'unica opzione che si può fare andando a fare la modifica della parte elettronica. Per quanto riguarda appunto nel discorso motore, direi che è tutto. L'ultima cosa dove siamo intervenuti è l'assetto, quindi abbiamo montato quattro molle e i Back Pro Kit. Il cliente per il momento ha voluto mantenere i suoi ammortizzatori originali, probabilmente più avanti andremo a fare un ripristino sia dei freni, che sono ancora rimasti quelli originali, sia degli ammortizzatori, che a questo punto, quando arriveranno su un determinato chilometraggio, monteremo degli ammortizzatori con uno stelo leggermente più corto, in maniera tale da andarli a abbinare alle molle sportive che abbiamo montato. Direi che anche in questo caso la macchina è una macchina già di per sé molto interessante. Abbiamo fatto un passettino in più a livello di motore, un passettino in più a livello di scarico. Una volta che completeremo le altre due parti, dal nostro punto di vista è una macchina assolutamente perfetta. Quindi anche per oggi direi che è tutto. Come al solito vi invitiamo a consultare il sito www.9000giri.it, dove troverete più di 3500 vetture. Metteremo dentro anche questa con il lavoro che abbiamo fatto. Vi invitiamo a contattarci telefonicamente 0273 83 175. Io sono sempre disponibile per qualunque tipo di informazione. Cliccate sulla campanella qua sotto a destra e soprattutto iscrivetevi al canale, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, ciao.